Che fai tu? Non sei un ingegnere. Non sei un progettista. Non sai neanche piantare un chiodo. Il circuito stampato è mio. L'interfaccia grafica è stata rubata. Come mai allora, 10 volte al giorno, leggo che Steve Jobs è un genio? Che cosa fai tu? I musicisti suonano uno strumento. Io tutta l'orchestra. Ti sei comportato peggio del solito stamattina, lo credevo impossibile. È un errore di sistema. Riparalo. Riparalo? Sì. Non siamo una squadra di meccanici a Daytona, non si ripara in qualche secondo. Non hai avuto qualche secondo, ma 3 settimane. L'universo è stato creato in un terzo di quel tempo. Beh, un giorno dovrai dirci come ci sei riuscito. Ti sto implorando di gestire le aspettative esterne. Vedi come ti ricorda un volto amico? È caldo, allegro, invitante e ha voglia di dirti ciao. Continua ad alienarti le simpatie della gente senza motivo e non rimarrà nessuno a cui potrà dire ciao. Le tue azioni valgono 441 milioni di dollari, mentre tua figlia e sua madre vivono di sussidio. Non è mia figlia! Non puoi non vedere quanto ti somigli. Dai indicazioni contraddittorie, sei insubordinato, rendi le persone infelici. Anche se fosse vero, non mi sembra così diabolico. I pompieri e l'amministratore del palazzo verranno a dire a tutti di andarsene. Se un incendio provoca una fuga verso uscite non illuminate, ne sarà valsa la pena per chi sopravviverà. Il consiglio non ti ritiene più indispensabile a questa società. Dentro un garage ho inventato il futuro perché gli artisti guidano e i mediocri vanno alzata di mano. Vuoi farmi fuori, vero? Sei ridicolo. Starò in tribuna a guardare te che ti fai fuori da solo. Metti le cose a posto con Lisa. Riparale!